Sotto la pioggia battente, una fila chilometrica di auto con bambini e genitori a bordo in attesa di sottoporsi al tampone. L'assalto ai test con modalità drive-in stamane ad Atipalda presso l'area parcheggi del centro servizi dove l'ASLA ha allestito la postazione. Inizialmente l'iniziativa era stata disposta dall'azienda sanitaria di Avellino per gli alunni di alcune classi della scuola media Masi di Atipalda, un'ottantina di loro, dove sabato scorso era risultata positiva una insegnante. Ma l'azienda ospedaliera stamane ha convogliato presso la postazione di Atipalda altre centinaia di bambini residenti nell'hinterland avellinese, una decisione che ha spiazzato gli addetti ai lavori. Ha portato il suo bambino che frequenta la scuola Masi? Esattamente, frequenta la primaria dell'istituto Masi. Ci hanno collocato dall'ASL per fare questi accertamenti perché c'è stato un caso di positività all'istituto Masi e quindi per rispetto di tutti e soprattutto per la loro salute abbiamo partecipato tutti in massa. Siete preoccupati? Molto, l'ansia è molta perché si parla soprattutto della salute di un bambino, quindi noi genitori diciamo che stiamo facendo di tutto per evitare un'espansione di massa, quindi siamo accorsi tutti. Da quanto tempo sta in fila, signora? Da un paio d'ore, sì, ci è andata bene perché la fila come vede è molto molto lunga. Assessore, una lunga fila, come state gestendo questa postazione dell'ASL stamattina per i tamponi? Noi veramente eravamo al corrente che dovevano fare il tampone circa una centinaia di bambini della scuola Raffaele Masi di Atibaldi, ma poi l'ASL ci ha comunicato che ci sono altri 100 persone tra bambini e adulti che dovevano fare i tamponi, quindi siamo arrivati quasi a 200. Siamo col corpo della Polizia Municipale sulla zona, stiamo cercando di mantenere la calma dei genitori perché purtroppo le file sono lunghissime. E siamo qua e cerchiamo di fare del nostro meglio. Purtroppo l'emergenza Covid è un problema di tutti e dobbiamo avere tutti quanti la pazienza di aspettare e fare il tampone ai nostri figli. Non vi aspettavate comunque questa massiccia affluenza che è stata disposta dall'ASLA, mi sembra di capire. Veramente no, eravamo informati dei bambini della scuola di Atrivaldo, però sono tutti bambini, quindi siamo qua anche sotto la pioggia. L'importante è che tutti facciano il tampone e che alla fine ritorniamo a casa con la speranza che non ci sono contagiati.